13 dicembre 2022, ultimo messaggio di Nostra Signora di Anguera. L'azione del demonio sarà potentissima. Ecco il nuovo messaggio che arriva direttamente dal Brasile e dalla Madonna, soprannominata Nostra Signora di Anguera. Sappiamo che spesso Pedro Regis, il veggente brasiliano, riceve questi messaggi divini. In questo suo ultimo messaggio, la Madre di Gesù conferma che molte persone stanno perdendo la fede per colpa dell'azione terribile e costante del demonio, ma c'è sempre una via d'uscita, e questa via d'uscita è il sacramento della confessione, ma anche l'Eucaristia, attraverso dunque la misericordia di Gesù, sempre presente nell'altare. La Madonna dunque dona a tutti noi fiducia. Leggiamo il messaggio. Cari figli, voi siete del Signore e solamente Lui dovete seguire e servire. Vi chiedo di mantenere accesa la fiamma della vostra fede. L'umanità cammina per un grande abisso spirituale ed è arrivato il momento del vostro grande ritorno. Camminate per un futuro di grande discordia. L'azione del demonio porterà molti dei miei poveri figli ad abbandonare la vera fede. State attenti, amate Gesù perché Egli vi ama. Non tiratevi indietro. Voi non siete soli. Io sono la vostra madre e sarò sempre con voi. Ascoltatemi, non temete. Io pregherò il mio Gesù per voi. Pentitevi e cercate la misericordia del mio Gesù per mezzo del sacramento della confessione. Non vi dimenticate, la vostra vittoria è nell'Eucaristia. Avanti nella difesa della verità. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Io vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.